E tutto è pronto per la divisione 1, quindi la gara più ambita di giornata qui a San Giorgio in Bosco, che tra poco festeggerà i 10 anni di attività. E quest'oggi erano ben 36 piloti che si sfidavano per il quinto appuntamento di Kart GP 2016. Conquista la pole position e quindi anche i due punti relativi alla pole Roberto Lanticina, con un tempo straordinario di 1 minuto 2 secondi e 780 millesimi. A fianco a lui troviamo Mattiello Giovanni, che è staccato di poco meno di mezzo secondo, quindi questo ci dà veramente la sensazione di quello che è riuscito a fare Roberto Lanticina con il suo straordinario giro. In seconda fila troviamo Davide Zacco, che ormai non è più una sorpresa, ultimamente sta avendo veramente delle grandissime prestazioni, affiancato da Andrea Rocco, uno specialista del tracciato di B-karting. Terza fila per Diego Merli e poi Matteo Bartalena, seguito da Cosimo Simeone, Davide Gianola, Paolo Pozzolli, Giuseppe Napoletano, Cazzolli e Colombo a chiudere lo schieramento di partenza, che è racchiuso in un secondo e sette decimi. Piloti in griglia di partenza che partono in regime di bandiera gialla, quindi sorpasso, che è vietato sino all'arrivo sulla parte outdoor del tracciato. Velocità elevatissime quest'oggi per i driver che a bordo di questi Sony RX250 riescono ad affrontare il tracciato ad una media oraria ben superiore ai 60 km orari. Primo giro tirato, con subito Mattiello che ha cercato di attaccare l'anticina, mentre Pozzolli ha sorpassato Gianola alla prima curva. Primo giro che prosegue con i piloti a serpentone, ma subito Andrea Rocco, ce l'aspettavamo l'attacco da parte sua, e anche Roberto Lanticina che deve guardarsi le spalle, con Andrea Rocco che concretizza il sorpasso su Zacco. Ecco lì i piloti rientrare nella parte indoor con Andrea Rocco, incredibile, già terza posizione subito a ridosso dei primi due. Parte indoor, vediamo il gruppo che si è ricompattato, un serpentone unico con la conclusione del primo giro di gara, e quindi inizia il secondo giro. Piloti che devono adattarsi velocemente al kart che hanno in gara, che è diverso rispetto a quello in qualifica su queste staccate violente, quindi difficile anche per loro prendere la mano, essere subito al limite con questi kart, mentre Cazzoli approfitta dell'errore di un pilota davanti a lui per superare Pozzolli, che passa Cosimo Simeone. Lotta al vertice che è già veramente incandescente nel corso del terzo giro, con i primi tre piloti praticamente appaiati. Pozzolli concede immediatamente il bis, sorpassando anche Matteo Bartalena, ben due posizioni guadagnate nel corso dei primi tre giri. E qui Gianola, il suo sorpasso non è regolare nei confronti di Bartalena, sicuramente ci saranno delle penalità a fine gara. Davanti sono veramente al limite, guardate che staccate di traverso con l'anticina, Mattiello, Rocco e Zacco, che sono i fantastici 4 di San Giorgio in Bosco. Pozzolli tenta senza successo di superare Bartalena, ma è solo un rimandare alla curva successiva, con Pozzolli che affianca e si porta in traiettoria in terna e riesce a passare Bartalena. E super Andrea Rocco, che però deve affrontare anche Diego Merli sulla sua strada. Scatenato Andrea Rocco con un po' di bagarre, qualche sorpasso, Bartalena perde posizione in questa fase di gara e Andrea Rocco si conquista la prima posizione, un sorpasso millimetrico su Roberto Lanticina. Anche Mattiello all'attacco su Lanticina, che è affiancato anche da Merli. Qui vediamo il sorpasso di Merli, che però è propiziato sicuramente da una spinta posteriore laterale in fase iniziale e poi
un sorpasso certamente forzato. Bartalena su Giuseppe Napoletano, mentre Pozzoli stacca al limite nel tentativo di passare Zacco, una derapata infinita la sua. Il leone di Rozzano, che attacca il numero 9 davanti a lui. Grande rimonta del Poz, Paolo Pozzoli, supera anche Zacco. A stretto contatto Giuseppe Napoletano con Matteo Bartalena. Guardate, i due non ci stanno entrambi in questa curva, con Giuseppe Napoletano che tocca le parati laterali e fa tremare le telecamere di Kart GP. Bartalena è braccato in questa fase di gara con Giuseppe Napoletano che non molla, mentre guardate Andrea Rocco, la sua cavalcata impeccabile, lui il barone di San Giorgio in Bosco davanti a tutti. Cazzoli è pronto a mordere, il Re Leone è pronto a mordere, e difatti tenta un sorpasso, ma l'incrocio di traiettoria non lo favorisce, mentre è spettacolo anche nelle retrovie. È un'altra manovra al limite di Giuseppe Napoletano, che tampona in ingresso curva, poi non si concretizza il sorpasso, ma sicuramente un Giuseppe Napoletano che non è attento nelle fasi di staccata. Cazzoli riesce poi nel sorpasso su Gianola e l'anticina, adesso deve difendersi, deve difendere il suo posto da un velocissimo Paolo Pozzoli che gli contende la quarta posizione. Questi ultimissimi giri, siamo ormai al ventesimo giro, con l'anticina che è costretto a difendersi strenuamente con delle traiettorie che gli fanno perdere molto 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 tempo. Ultimo giro per Andrea Rocco, che sta effettuando già diversi doppiati, ha effettuato diversi doppiati nel corso della gara. Eccolo qui passare sotto la bandiera a scacchi, braccio al cielo per lui. Andrea Rocco stravince questa gara con secondo posto per Mattiello e terzo posto per Diego Merli, che sarà poi sanzionato a fine gara per il sorpasso su Roberto Lanticina, che quindi riprenderà la sua posizione sul podio, per cui avremo poi al quarto posto Diego Merli, seguito da Paolo Pozzoli, Davide Zacco, Cosimo Simeone, Roberto Cazzoli, Davide Gianola, Matteo Bartalena, Tomas Colombo e Giuseppe Napoletano nell'ordine d'arrivo.